25 aprile noi siamo scesi in piazza per contrastare la venuta di Salvini in una città in silenzio, cui la politica di questa città, di sinistra e di centro-sinistra, che comunque continua a rifarsi dei valori di un certo tipo, è stata in silenzio. Lo stesso Bonaccini, che è stato eletto da un manipolo di persone, quindi molto delegittimato, comunque ha chiuso la campagna elettorale dicendo che Salvini sta ricostruendo un ambiente, un blocco sociale non fascista, Salvini è un non fascista. Quindi la giustezza di quello che noi dicevamo allora è sempre più chiara, sia per quello che fa Salvini, ma anche per quello che dicono alcuni esponenti politici di questa regione, del partito che comanda questa città. Ci sono, da una seppur veloce lettura, parecchi elementi di debolezza nel provvedimento e che fanno pensare, come provvedimento di debolezza, che ahimè non sia immune dal clima generale. Noi non siamo stati ancora né processati né condannati e ci danno arresti domiciliari e obblighi di firma quotidiani dal lunedì alla domenica. Una delle cose a cui dovremmo riabituarci, e uso il riabituarci in questo paese, e mi dispiace molto, è a una legislazione o a un'applicazione della legge e di leggi che andrebbero abrogate di tipo emergenziale quando emergenze non ce ne sono. C'è un normale conflitto sociale, c'è una normale lotta politica che non necessita di certo di queste cose. Il dissenso è una cosa giusta e sana in una democrazia, ma oggi non siamo più in democrazia. Terzo governo non eletto da nessuno, presidenti di regioni che vengono eletti da un terzo della popolazione, è un presidente del Consiglio che si vanta di questo. Una motivazione che io, ovviamente con tutto il rispetto per un provvedimento, però che consiglio ai miei assistiti di impugnare, di ricorrere in Cassazione, perché mi pare discutibile, insomma, censurabile, quella che dovrebbe essere una prognosi di reiterazione, cioè c'è il rischio che commettano nuovi reati, è stata motivata perché sì, questa è la sostanza, cioè come dire, no? Avrebbe avuto un ruolo nelle lesioni che in quanto tali non permettono la misura cautelare, però ha dimostrato di essere tanto cattivo che gliela diamo lo stesso. Con questi provvedimenti in realtà si va a colpire quello che è il diritto appunto di manifestare e di esprimere il dissenso all'interno della nostra città. Andiamo avanti, come si diceva prima, non ci ha fermato una firma, ma non ci fermano neanche appunto delle custodie cautelari. Faremo ricorso in Cassazione e andremo avanti da un punto di vista legale appunto con l'avvocato Wagner Burani, ma proseguiremo tutte le nostre battaglie da un punto di vista politico, perché i criminali stanno da un'altra parte. Sicuramente agli arresti domiciliari e non solo ci dovrebbe stare dell'altra gente. Che da una parte lo Stato continua ad assolversi dalle sue malefatte, casi Cucchi, casi Eternit, no? Chi porta una divisa o chi ha i miliardi, un industriale miliardario ne esce sempre pulito. Queste cose vanno dette a gran voce, noi le abbiamo sempre dette mettendoci la faccia come abbiamo fatto il 25 aprile, andando contro delle politiche razziste che non fanno altro che creare odio e guerra fra i poveri.